E secondo voi potevamo dimenticarci dei nostri amici a quattro zampe? Assolutamente no. È con grande piacere che do il buongiorno questa mattina al mio amico il dottor Gennaro Papani. Buongiorno Gennaro. Buongiorno. Bentornato, bentrovato. Con lui, ricordate, l'anno scorso abbiamo parlato di tante cose riguardo ai nostri amici a quattro zampe. Tornerà anche Mauro, perché continueremo a ricordarvi che qualora voi decidiate di prendervi cura di un animale, decidiate di prendere un animale per venire in casa, ecco, non dimenticate mai che ci sono dei rifugi a Bisceglie, un molto vicino, il rifugio a Bisceglie, dove cercare i gatti, i cuccioli, i cucciolini, insomma, tanti animali. Buongiorno, ben trovato. Grazie anche a voi. Emozionatissimo, Gennaro. Allora, prima di tutto, dimmi com'è andata la tua estate. Bene, una normale estate di lavoro. Di lavoro, quindi hai lavorato anche tutto il periodo estivo. Sì, spesso la nostra professione è fatta così, con pochissime pause, perché gli animali non hanno pause. Certo. Vabbè, un po' come il medico, no? Il medico di base alla fine comunque trova sempre quel sostituto, no? Per poter garantire dei... una copertura, no? Esatto. Ci si accontenta dei weekend, della settimana in cui comunque si rimane col cellulare acceso, non ci si allontana troppo, perché può essere il cane che sta male, il proprietario apprensivo, noi dobbiamo rispondere. Cioè si crea proprio, ecco, vedi, questo è una cosa, un aspetto che effetti di cui non abbiamo mai parlato. Ecco, personalmente, proprio la vita del veterinario, com'è la vita di un veterinario? È come quella di un medico che ha il suo giro di clienti, di pazienti, di clienti, a cui magari è particolarmente affezionato, per cui effettivamente quando prima di allontanarsi stabilisce determinate regole, determinati contatti per fare in modo che mancando il paziente possa sentirsi comunque seguito e garantito. È così anche con gli animali? Beh, è molto, molto simile. È un aspetto, diciamo, lasciato all'organizzazione del singolo medico. Ogni veterinario decide come organizzare il suo lavoro anche da questo punto di vista. Certo, il proprietario di un animale desidera avere questa certezza e avere il proprio veterinario sempre a disposizione, anche solo per un colloquio che possa rassicurarlo, perché l'animale non parla, spesso sta male, ha dei segni di malessere, e quindi questo mette in moto l'agitazione del proprietario, che ha bisogno quantomeno di un conforto telefonico. Questo è il primo step. Dopo a questo può seguire l'intervento, un pronto intervento, un intervento diretto. Questo è molto difficile per un veterinario abbandonare il cellulare, perché il proprietario che ha un problema con l'animale si sente perso se il veterinario non risponde o ha il cellulare spento. Anche perché, insomma, normalmente è sempre lo stesso veterinario, no? Se si prende un animale quando è cucciolo, ovviamente si preferisce farlo seguire sempre dallo stesso veterinario. Quindi effettivamente tu hai creata, esatto. Sì. Anche perché poi il proprietario sa che tu conosci il suo animale, quali sono i problemi di quell'animale, gli atteggiamenti, le ansie, eccetera. Quindi conosci già tutto di quell'animale e sai introdurti rapidamente nella questione che ti pone. Esatto. Senti Gennaro, ti è successo qualcosa di particolare? Io ti ho pensato spesso quest'estate, perché, ti spiego perché. Io ormai, le mie amiche lo sanno, una gatta che ha ormai quasi 20 anni, e il caldo che noi abbiamo avuto in quest'estate è stato veramente terrificante, sembrava cominciare, non smettere mai, e ancora ci attanaglia, perché ancora, voglio dire, la settimana scorsa giravamo intorno ai 25-30 gradi in determinati momenti della giornata. È successo, ci ho pensato perché immaginavo, no, il disagio, perché io vedevo in noi come persone che comunque abbiamo la capacità, la possibilità di trovare dei sistemi per stare
attenuare, no, gli effetti di questa grande calura, ma tanti animali che magari vedevo per strada con la lingua da fuori, mi ricordavo dei pinguini, quello non è che perché volevo bere, perché proprio cercano ossigeno, hanno difficoltà respiratorie. Ecco, hai avuto problemi in seguito alla stagione estiva appena terminata, quindi qualche caso in particolare? Beh, i colpi di calore come ogni anno li abbiamo registrati, li ho registrati anche quest'anno, devo dire meno rispetto allo scorso anno, però è una condizione che capita molto spesso, il proprietario si trova impreparato, che il proprietario troppo spesso, diciamo, assimila l'animale a se stesso, sia come condizione psicologica ma anche come condizione fisiologica, quindi ritiene ad esempio che tosare il pelo all'animale significa rinfrescarlo, e non è così, perché fisiologicamente, anzi, il pelo è un isolante rispetto al fattore termico, e poi non considera il fatto, non sa il fatto che il cane non suda e quindi non riesce ad abbassare la propria temperatura e più facilmente ha dei colpi di sole o dei colpi di calore che sono gravissimi. Quindi la nostra azione è proprio quella di educare il proprietario e sensibilizzare il proprietario a conoscere queste importantissime differenze fisiologiche che mettono a rischio in vita l'animale, a rischio molto serio. Quest'anno non è capitato qualcuno, ma ci sono state delle stagioni dove abbiamo avuto dei record proprio di animali con colpi di calore gravissimi. Poi ci sono le condizioni particolari fisiologiche o di razza che rendono questo fattore ancora più importante. Cane malato, cardiopatico, è un fattore, diciamo, di rischio che si aggiunge a un discorso fisiologico, oppure certe razze cosiddette brachicefale, cioè quelle che hanno il piede schiacciato, le bulldog e tutte le razze assimilabili, quelle hanno una difficoltà respiratoria, di ventilazione, quindi anche di raffreddamento, perché il raffreddamento della temperatura corporea è regolato solo dalla polipnea termica, cioè il cane che ventila frequentemente, quindi quelli hanno dei difetti ancora più importanti. È una patologia che su questo non basta mai l'informazione al proprietario, ed è una cosa che va ripetuta, forse non dovrebbe essere erogata come informazione solo dalle strutture sanitarie, dovrebbe, diciamo, attraversare un po' tutte le strutture, anche i centri di allevamento, i negozi di animali, eccetera, cioè qualsiasi proprietario dovrebbe arrivare questa informazione fondamentale, anche perché non tutti i proprietari di animali passano dal veterinario, quindi non è detto che questa informazione di base arrivi alla periferia in senso, certo, in maniera corretta. Senti, ma lo stesso problema può avvertirsi anche, per esempio, in inverno, quando in casa si ha una temperatura abbastanza elevata, e quindi il fatto che l'animale sia tenuto in casa dove la temperatura appunto è alta e il dislivello tra l'esterno e l'interno è notevole, può creare anche questo, può creare dei problemi. Sì, ma non nel senso di colpi di calore, però la temperatura non può essere così alta. I problemi ci sono in questi sbalzi di temperatura, perché spesso gli animali vengono umanizzati anche in questo senso, nel senso che si abituano a delle temperature ottimali e dopo portarli fuori in cortile per fare i bisogni, eccetera, diventa un fattore di rischio a favore dei raffreddamenti, di tracheiti, bronchiti, eccetera. Noi consigliamo come veterinari, diciamo, di non abituare troppo gli animali a stare in ambienti troppo caldi, sempre controllati, eccetera, altrimenti, tra virgolette, non si fanno le ossa. Fatto salvo alcune razze particolari, alcuni soggetti particolari, soggetti maturini, piccolini, che di costituzione, cioè, respiratoria, meglio eccetera. Quei cagnolini che hanno proprio dimensione piccolina. Poi anche i pincettoni, eccetera, effettivamente hanno delle resistenze limitate rispetto a un cane, un soggetto, diciamo, normale abbastanza. Senti, e quei capottini che si vedono d'inverno? Ecco, anche lì in linea di massima sono dei capottini carini, eccetera, però hanno questa controindicazione, cioè che l'organismo non si abitua al freddo, alla bassa temperatura, poi siamo condizionati a mettere continuamente questi capottini. Noi in linea di massima li sconsigliamo, cioè li consigliamo solo in maniera episodica,
però se è possibile evitarli, preferiamo. Ah, quindi non è vero che insomma invece è importante averli? Solo in alcune razze, che sono alcuni soggetti che per costituzione o per razza ne hanno bisogno, ma lì animali è sempre meglio che un animale sia abituato al freddo. Non parliamo della Siberia, per le nostre parti non c'è il freddo siberiano, no, che bisogna coprire gli animali. Come non, certo, c'è, non dovrebbe essere il caldo africano, però c'è un soggetto che è giorni... molto magro, molto piccolo, eccetera, effettivamente ha qualche problema di termoregolazione anche con le basse temperature, quindi è bene coprirlo. Un cane meticcio non ha bisogno di tutta questa, anche perché ha il pelo, ci sono altre, diciamo, condizioni che lo riportano. L'anno scorso abbiamo cominciato il ciclo di appuntamenti con il nostro amico il dottor Papagni, che vi ricordo è veterinario, a stagione invernale inoltrata. Io ne approfitterei immediatamente, anche se questa è un po' una puntata a zero, no? Abbiamo ancora tante cose da ottimizzare, come si suol dire, però la voglia di cominciare, di riprendere era talmente tanta, ti ho detto ok, si parte. Ci sono dei consigli che possiamo dare alle nostre telespettatrici che hanno cani o gatti in casa, proprio in virtù del fatto che ci avviciniamo alla stagione fredda, alla stagione invernale? Solitamente i problemi che ci sono negli animali, i problemi autunnali, eccetera, sono più che altro legati a delle razze. Ci sono delle razze, soggetti toi, soggetti cani piccoli, che sono predisposti alle cosiddette tracheiti, e dalle tracheiti poi si arriva ai collassi tracheali, cioè hanno in sostanza un deficit nella costruzione degli anelli tracheali, e questi anelli tracheali tendono a collassare e quindi ad avere una forma di apnea. Questi disturbi iniziano con delle semplici tracheiti, cioè degli eventi influenzali, degli eventi infiammatori che producono tosse, eccetera, che però se sono ripetuti e importanti possono, i soggetti che sono predisposti, accelerare questo fenomeno, quindi avere più rapidamente un fenomeno, una malattia che si può avere in tardi età, che è quella del collasso tracheale, che è una malattia seria e importante, perché si arriva a mettere delle protesi che sostituiscono questi anelli tracheali. Ecco, questa è una di quelle situazioni in cui invece bisogna cambiare direzione, cioè quello che è un discorso in generale di non abituare troppo il cane a non sentire il freddo, in questo caso non è proprio così, perché sono animali che è bene che si raffreddino il meno possibile, possibilmente se si può vaccinare le malattie influenzali cosiddette, cioè i sintomi influenzali, anche se l'influenza in senso stretto del cane non esiste, esistono dei virus parainfluenzali, eccetera. E questo riduce i rischi di queste malattie che sono importanti, anche invalidanti. Ecco, parleremo sicuramente nei nostri prossimi appuntamenti anche delle malattie, proprio in maniera specifica, degli animali, cani, gatti, le più comuni. Però vi anticipo che quest'anno ci dedicheremo anche ad altri animali domestici, da un censimento recente venuto fuori che uno degli animali preferiti dagli italiani sono i passerotti, gli uccellini, passerotti all'esterno che vengono comunque alimentati con le bricioline eccetera, in casa canarini e cardellini, quindi parleremo anche di questi piccoli, e pappagallini, parleremo di questi piccoli animali, e ci darai un po' anche qui dei consigli per tenerli ovviamente al meglio, perché spesso con tutta la buona volontà e con tutta la pazienza che ci può essere, senza renderci conto invece di assumere un atteggiamento corretto nei confronti dei nostri amici animali, ne assumiamo uno, certo, e poi alla fine per loro insomma può essere... Spesso gli errori più grandi nascono dalle migliori intenzioni. Esatto. Il proprietario ha le migliori intenzioni, però da un lato non è informato, non c'è una preparazione, dall'altro sull'onda emotiva, e commette degli errori che possono essere a danno dell'animale. Bene, allora noi continueremo a parlare con il nostro amico Gennaro di animali, quindi
lo faremo creando una specie di calendario in modo tale che seguiamo un ordine corretto per quanto riguarda i nostri amici in casa. Continueremo a parlare, come vi avevo già anticipato, di quelle che sono le malattie più comuni degli animali che si hanno in casa, perché qui non abbiamo, questo è un altro argomento che non abbiamo approfondito, come continueremo a parlare dell'importanza dell'immunoterapia, argomento appena toccato e non approfondito, ma che invece vale la pena perché hanno un ruolo molto molto importante nella riabilitazione di alcune patologie disabili, non soltanto di bambini ma anche di persone adulte. Quindi insomma una panoramica ampia da dedicare ai nostri amici animali, questo primo spazio di questa prima puntata di Mattina Amica con il nostro amico dottor Gennaro Papani termina qua. L'appuntamento con lui sarà per il prossimo. Io adesso vi lascio, linea alla regia.